Qui siamo nella cittadina di Karakoş, 60.000 abitanti. Vedete i segnali che hanno lasciato là quasi più di 2 settimane fa sono state liberate questa zona con altre zone di piani di Nineve e ancora ci sono i corsi, i combattimenti per liberare Mosul. Qui siamo nella chiesa di San Benam e Sara. È stata una delle chiese danneggiate in questa cittadina. Purtroppo Daesh ha voluto cancellare tutti i segni di questi posti che ci danno l'identità come cristiani. Questa chiesa si vede che è stata fatta apposta proprio per distruggere il massimo possibile, distruggendo fuori ma anche dentro, se vedete dentro tutto bruciato, qui si vede anche da fuori il campanile bruciato e qua entriamo dentro questa chiesa. Abuna Jaco è il padre rogazionista che celebrava la messa in questa chiesa ed è venuto oggi con noi per verificare quanta distruzione sia stata commessa dal Daesh. E vedere se veramente questa è una guerra di religione. Questo praticamente è l'Islam originale. Questa è l'immagine originale dell'Islam. Cosa vuol dire essere cristiano? Vive in mezzo ai musulmani. Vedete qua? Proprio hanno voluto distruggere all'interno della chiesa di San Benam e Sara. Vedete, è un'arma proprio potente che hanno usato per bruciare questa chiesa. Vedete, giù non c'è l'incisione di bruciare, ma è fuori questa arma proprio che voleva distruggere dentro la chiesa. Vedete i segni, l'altare, questa era una delle ultime chiese inaugurate qualche anno fa. Praticamente hanno lasciato i loro segni di violenza, di odio, di rancore contro E cristiani. quando è avvenuta questa distruzione? Proprio l'ultimo loro periodo che stavano qui, fine Ottobre. di ottobre, hanno voluto proprio esprimere il loro amore verso i cristiani. Questo. Ecco qua il campanile, la campana, eccola qua.